Buongiorno, in questo nuovo video voglio mostrare un esempio di architettura di un videogioco. In tanti videogiochi arcade, quindi degli anni, diciamo, anni 70, anni 80, c'erano dei paddle, delle racchette che si muovevano e l'altro elemento è la gestione delle collisioni. Quindi voglio vedere un prototipo che può tornare comodo per la creazione di tanti videogiochi arcade con Scratch. Ma prima di iniziare vi voglio ricordare di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Quindi sono su Scratch, come potete vedere. Il primo sprite che voglio creare, quindi vado a cancellare lo sprite attuale e lo vado a disegnare, vado a creare una linea, una semplice linea. Ma no, questo non mi serve. Ok. E la spostiamo sempre dal punto di pivot per si possono essere dei problemi. Detto ciò, vado a modificare il comportamento. Quindi vado su codice, controllo, no, mi sbaglio sempre 20. Quando si clicca la bandierina, lo faccio andare, vai a, quindi go to. La posizione che imposto sarà 0 meno 180. 0 meno 180 e poi modifico nel lux aspetto, vado a impostare l'effetto fantasma a 100, quindi set non color ma sarà ghost effect to mettiamo 100. Dopo aver definito quindi la linea che si può tornare comoda all'interno quindi del nostro videogioco, andiamo a programmare gli altri due sprite, il paddle e la racchetta. Quindi la vado ad aggiungere, vediamo se scrivo paddle, ok, eccolo qua un paddle. Cosa vado a fare? Eventi, quando si clicca sulla bandiera lo vado a mettere in una determinata posizione, go to 0 meno 155. Come faccio a farlo muovere? Io direi di farlo ancorare a una riga e farlo muovere solo su quella riga. Quindi noi faremo in modo che la ordinata rimarrà fissa e facciamo variare solo la scissa. Control per sempre, forever, questo blocco qua, e vai dove? X del mouse, in motion. Set X to sensing, no, io voglio in sensing mouse X, ok, così io imposto il valore ottenuto dal mouse, quindi così il paddle viene bloccato in una certa posizione, se faccio play, ok, una certa posizione e segue l'andamento del mio mouse. Perfetto. Adesso l'ultimo sprite, la pallina. Quindi vado ad aggiungere uno sprite ball. Ok, eccolo. Cosa vado a fare sullo sprite ball? Quando si preme un tasto qualunque, quindi io posso fare quando si preme lo spazio oppure quando si clicca la bandierina, io vado a impostare una velocità della palla, quindi variabile make a variable ball speed, la faccio per tutti gli sprite, va bene, e la vado a portare a 10, quindi set ball speed to 10, 10, quindi ok, per sempre forever. Dove la faccio andare? Ok, qui c'è la parte interessante. Io la faccio andare. Vai a. Rispetto alla X, un numero a caso. Ci vuole ovviamente il concetto di randomicità per rendere dinamico il gioco e imprevedibile. Meno 200, 200. E la Y, 170.
L'altra parte interessante è la direzione. La direzione, point in direction, anziché mettere una direzione fissa, mettiamo anche qua un numero a caso. Che numero vogliamo per la direzione? Noi vogliamo un angolo tra 120 e 240 gradi, quindi per permettere dei rimbalzi predefiniti però variabili. Quindi anche qui numero a caso, mettiamo 120 e 240. E poi chiamiamo la move ball, quindi andremo a definire un nuovo blocco, chiamiamo move ball, ok, e lo vado a definire proprio qua. Ok, lo vado a inserire e qua adesso lo vado a definire. Cosa facciamo nella move ball? Andiamo a fare un ripeti fino a quando, quindi control repeat until, quindi un'iterazione fino a che si sta toccando black line, touching, no, non touching mouse pointer, ma touching sprite 1, quindi la linea, la black line, che adesso posso andare anche a rinominare, quindi qua, anzi no, non qua, qua la chiamiamo black line, ok, così tutto ha più senso. Quindi repeat until touching black line, ripeti fino a quando si sta toccando la linea nera, e lo faccio muovere, quindi motion move, quanti passi, non 10, ma lo cancello, ora non ci interessa visualizzarlo, quindi deseleziono ball speed e poi vi faccio già gestire anche il rimbalzo, quindi if on edge bounce, rimbalza quando tocchi il bordo. E l'altra cosa, il rimbalzo, la collisione con il paddle, cioè quando la pallina rimbalza sul paddle, cosa succede, come si comporta. Quindi se allora, uso un bel blocco, se allora, if then, condizione sarà se sto toccando il paddle, quindi touching, qua metterò paddle. Se sto toccando il paddle, io devo cambiargli la direzione. Quindi point towards, no, non è questo, non è in direzione del mouse, ma in direzione di un valore, non sarà 90, ma metto un valore a caso. Questo valore a caso lo farò tra meno 45 e 45 gradi. E poi cambio anche l'effetto colore. Set color effect, anziché su un valore fisso, anche qui un valore casuale per rendere un po' più dinamico il gioco. Un random value from 0 to 200, da 0 a 200. E in questo modo io così dovrei avere la possibilità di gestire una piccola architettura di un gioco, di un videogioco arcade anni 70. Vediamo. Ok, sì. Quindi la pallina rimbalza, ogni volta che c'è una collisione cambia anche il costume. Come vedete, ok, e anche se lascio andare rimbalza. Chiaramente in questo caso non sono gestite delle vite, però viene mostrato un po' un qualche esempio di gestione delle collisioni. Quindi la black line serve per indicare se, vedete, quando c'è la collisione tra la linea e la palla riparte dall'alto, altrimenti se no continua a rimbalzare.